Quando si deve spiegare che cos'è una facoltà, di solito si pensa, beh, spieghiamo la facoltà dalla A alla Z. Io in realtà mi fermerò alla A, anzi a tre A che caratterizzano questa facoltà. La A di agraria, la A di alimentazione, la A di ambiente. Perché queste tre A? Perché dobbiamo preparare la futura classe dirigente che potrà dare da mangiare e nutrire non solo l'Italia ma tutto il mondo. È un raccordo e una preparazione di una classe dirigente di filiera, proprio perché partiamo dai prodotti del campo, ne seguiamo la trasformazione in alimenti e arriviamo a curare tutto questo per l'ambiente e per le prossime generazioni. È importante per noi che i nostri studenti vivano molte ore della loro esperienza accademica all'interno di strutture come questa. È un nostro punto di vanto dire che a ogni studente diamo un microscopio, ma diamo anche un posto in un laboratorio di chimica, in un laboratorio di fisica, di microbiologia. Questa grande esperienza di laboratorio che riusciamo a dare ai nostri studenti porta poi a poter dare loro la possibilità di andare a fare la tesi, l'esperienza pratica anche in laboratori stranieri. Questo è uno dei punti fondamentali della nostra internazionalizzazione. Non solo corsi, lezioni all'estero, con i programmi Erasmus e gli altri programmi dell'Unione Europea, ma anche e soprattutto la possibilità di fare ricerca. Lavoro come libero professionista in uno studio di agronomi. Dopo un anno di lavoro ho capito che la mia professione andava migliorata. Quindi sotto il consiglio di alcuni miei colleghi che già hanno frequentato questa facoltà anni fa, ho deciso di iscrivermi. Questa scelta è stata data anche da, come ho potuto constatare durante il mio percorso di studi, dalla didattica che è eccellente. E sono molto soddisfatto della scelta che ho fatto, tant'è che sto pensando ora di finita la triennale mi iscriverò a una magistrale volendo fare anche una tesi all'estero per completare, diciamo, quella che è la mia formazione professionale. Sono laureata triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari e ho deciso di continuare il mio percorso iscrivendomi alla laurea magistrale, sempre in Scienze e Tecnologie Alimentari, per approfondire quello che più che un corso con gli anni passati qua in questa università è diventata una vera e propria passione, il poter partecipare a un concorso Ecotrofelia. Grazie a questo concorso siamo riusciti a creare il nostro prodotto, Socroc, che è una barretta di sorgo bianco soffiato e vinaccioli. Questa esperienza personalmente è stata davvero entusiasmante perché ci ha messi in contatto con quello che è veramente il mondo delle tecnologie alimentari.